Vuoi regalarti un matrimonio da sogno tra le mura del castello di Oria? Beh, puoi già chiedere un preventivo gratis e senza impegno, anche se il castello non può, a norma di legge, ospitare alcun matrimonio. Curiosa anomalia spuntata fuori da una passeggiata sul web che mette al centro lo splendido e discusso maniero acquistato e restaurato dalla famiglia Romanin e Caliandro e quindi dalla Borgo Ducale, proprio con l'intenzione di organizzare grandi eventi, matrimoni in primis, dall'indiscusso fascino medievale. Peccato che al momento il castello sia privo delle autorizzazioni necessarie, licenze di tipo A e C, negate dall'ufficio tecnico del comune federiciano all'indomani dell'inaugurazione dello scorso anno. La Borgo Ducale, che sul castello ha investito una considerevole somma, ha presentato ricorso al TAR di Lecce. Senza matrimoni, di fatto, l'investimento sarebbe fallimentare, con le sole visite guidate non sufficienti a coprire le spese sostenute. Eppure, mentre si attende una risposta da parte dei giudici, alcuni siti dedicati ai futuri sposi danno già la possibilità di chiedere un preventivo assolutamente gratuito per un ricevimento il cui banchetto di nozze, si legge in una delle descrizioni, potrà far parte della storia, quella che a dire il vero non è ancora stata scritta. La battaglia tra l'ufficio tecnico del comune federiciano e la famiglia Romanin, tra sopralluoghi esposti e polemiche varie, continua, con il TAR di Lecce sommo giudice dell'esito di una tensione tutt'altro che romantica.